adesso devo prendere tutto quello che c'è praticamente. E aggiungiamolo all'ordine. Confermiamo. No vabbè, ma questo è un sogno, cioè. E in tutto ho speso. Ciao a tutti, oggi nuovo video molto speciale che non ho mai fatto prima d'ora sul canale, però mi sembra che l'idea vi sia piaciuta perché ve lo anticipavo l'altro giorno nell'intervista doppia che ho fatto con Baso, ossia oggi comprerò tutto l'intero menù completo del McDonald's. Purtroppo per motivi lavorativi Baso non è riuscito ad organizzarsi, anche perché in realtà non mi aspettavo che l'idea vi sarebbe piaciuta così tanto e quindi non avevo preventivato di registrare questo video già questa settimana, perciò sì, era difficile riuscire ad organizzarsi, ma visto che i fast food sono tanti e visto che si era lamentato della questione del Burger King, direi che nel caso in cui l'idea vi possa piacere faremo la stessa cosa insieme eventualmente al Burger King o all'Old Wild West. Intanto per oggi mi sono già organizzata, avrò un sacco di aiuti per terminare tutto quello che compreremo e tutto quello che ordineremo e sono super super contenta che l'idea di questo video vi sia piaciuta perché ne ho guardati tantissimi nei canali americani che seguo e nonostante siano poi simili alla fine perché il menù è quello, continuo a guardarli e riguardarli perché mi piacciono, cioè lo sapete quanto adoro mangiare, lo sapete quanto adoro i fast food, quindi questi video sono tipo la mia rovina da una parte e dall'altra parte la mia gioia più grande. Poi riparliamo di questa cosa alla fine del video, vedremo come sarò dopo aver assaggiato l'intero menù del McDonald's che è cioè non mi aspettavo che fosse così vario e così pieno di prodotti diversi. Comunque prima di metterci in macchina e andare a ordinare tutto, come sempre ricordatevi di lasciarmi un like per vedere altri video di questa tipologia e magari segnalatemi anche in quale fast food vi piacerebbe vedere il prossimo. Se non foste ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, ricordatevi di attivare la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che esce un nuovo video e poi se vi va nell'info box trovate anche il link per seguirmi su Instagram. Questi comunque sono tutti i prodotti disponibili, sono proprio nell'applicazione, ce ne sono veramente tantissimi se contate anche tutta la parte del McCafé che però non so bene se inserire o non inserire nel video, comunque adesso vediamo. L'unica cosa che mi ha lasciato un po' perplessa e che mi dispiace è che non ci sono più le mie pepite, le hanno tolte dal menù, come faremo senza? Arrivata adesso al McDonald's, non vedo l'ora, ho deciso di entrare ad ordinare perché dopo la volta del McDrive veramente un po' tutte le volte che devo venirci mi agito, quindi visto quante cose dobbiamo prendere ho pensato che fosse meglio entrare questa volta. Ok, iniziamo. Allora direi il sacchetto così portiamo tutto a casa. Adesso devo prendere tutto quello che c'è praticamente. Panini, iniziamo da qui. Carne, 2 ore dopo. Questi Mac Bacon, solo panini. A questo punto per le sfiziosità farei che prendere direttamente il cestino. Così ci sono tutte e tre. Stavo aggiungendo 3 maionesi, ma invece no, dobbiamo prendere anche le altre salse. Quindi ketchup questa volta e anche la senape. No vabbè, non mi sarei mai aspettata di avere addirittura tutti questi prodotti nel carrello. Confermiamo. Visto quanto tempo ho impiegato per farlo, direi che mettersi a ricontrollarlo potrebbe non essere l'idea migliore. Quindi confermiamo e stop. Ok, ordine numero 33. Aspettiamo di ritirarlo. Sono già preoccupata, non so quante buste ci saranno. Vediamo. Meno male che mi sono fatta aiutare perché con questi 3 sacchettoni non sarei mai riuscita ad arrivare sana e salva alla macchina. Adesso speriamo che arrivi tutto integro a casa. Sto quasi pensando di mettergli la cintura di sicurezza, ma va bene, direi di no, andiamo. Anche perché i miei aiutanti del video di oggi mi stanno già aspettando. Devo dire che non è stato difficile trovare dei candidati per questo video, cioè si sono offerti molti, ecco. Rendiamoci conto di quante cose sto per mangiare, non ci stanno nemmeno sul tavolo. No vabbè, io oggi sono in seria difficoltà perché non so neanche da dove iniziare. Non so se iniziare da qualcosa che so già che mi piace, sì, tipo le patatine. Potremmo fare così. Queste qui tra l'altro sono le ricche fries che mi avevate consigliato voi di prendere, sono quelle col bacon e il cheddar e effettivamente avevate ragione perché
sono veramente molto molto buone. Quindi aggiungerei le patatine classiche direttamente a queste perché sono veramente gustose. Ho preso anche, beh, ci sono un sacco di cose che sinceramente non ho mai assaggiato, quindi in teoria potrei iniziare da qualcosa che non mangio abitualmente. Ho provato a prendere tutto. Tra l'altro, non so se l'avete notato, ma l'unica cosa che mi sono totalmente dimenticata di prendere, perché c'è un po' di tutto per ogni esigenza e abbastanza per tutti i gusti, però da questo si capisce il fatto che io non sia per niente sana, perché ho dimenticato l'insalata, ma va bene. Comunque inizierei da questo hamburger che è il gluten free burger e non l'avevo mai assaggiato. Oltretutto è incartato così, questa cosa non la sapevo, ma è sicuramente giusto che lo sia perché così non può essere contaminato in nessun altro modo, solo che purtroppo si è tutto scomposto e quindi diventa un bel disastro riuscire a mangiarlo e ad impugnarlo. Non so bene cosa ci sia. Adesso non riesco a capire quale sia il formaggio, ma credo che sia il cheddar, e per il resto mi sembra tutto buono. Sono addirittura due strati di carne, non c'è insalata, non capisco se ci sia la salsa o meno, però c'è tantissimo formaggio, anche l'hamburger all'interno è molto buono, quindi secondo me questo promosso. Vi ho detto che ho gli aiutanti oggi per finire tutto, però io voglio assaggiare comunque tutto. Beh, qui ho la mia Fanta, che è sempre buonissima. Ecco, l'unica cosa che non assaggerò e che potrei già consegnare è la Coca-Cola, ma va bene. Invece assaggerò anche la Sprite tra pochissimo, le mie due bibite preferite in assoluto, Fanta e Sprite. Sto già facendo dei disastri incredibili. Andiamo avanti, va bene, Grand Mac Chicken. Continuo proprio con una cosa che sappiamo che non mi piace. Questo è fantastico perché è il chicken però grande e quindi è ancora più buono perché dura ancora di più. No vabbè, io lo adoro. In questo momento vorrei tantissimo finirlo, ma direi che non è il caso perché sennò diventa impossibile che riesca ad assaggiare tutto tutto. Ultimo morso, troppo troppo buono. E adesso andiamo con un sorsino di Sprite. Mi sa che, vista la mole di cose, avrei dovuto prendere la versione più grande, però già così, considerate che ho speso 63,10 euro, cosa che non mi è mai successa proprio in tutta la vita al McDonald's. Comunque andiamo avanti che ci aspetta il Chicken Country, che invece è un panino che non prendo tantissimo perché non amo particolarmente il fatto che ci sia il petto di pollo non impanato, quindi questo di solito a me, ecco, lo stavo anche prendendo a caso. Comunque questo di solito l'ho già assaggiato, tra l'altro l'ho assaggiato una volta che l'ho preso per sbaglio, però è più leggero degli altri, ma a me non fa impazzire sinceramente. Poi non amo l'accostamento del pollo non croccante con il bacon, quindi lo mangio, però ci sono cose qui in mezzo che mi piacciono molto di più sinceramente. Tipo queste patatine fantastiche che sto amando alla follia e che dovremmo andare a gustare ancora meglio con maionese. Poi abbiamo senape, che invece sapete che è una cosa che non mi piace tantissimo, e nelle patatine ancora meno. E stavo dicendo che questo era ketchup, in realtà questo è lo sciroppo per i pancakes, quindi non so dove sia il ketchup, accontentiamoci del mio assaggio di maionese, che è sempre una cosa tragica, anche se questa non mi dispiace. Non l'avevo mai assaggiata la senape del McDonald's. Un po' piccantina, ma
niente male, vi dirò. Tra l'altro, questo qui, sì, per questa settimana probabilmente sì, ma non sarà l'unico video del McDonald's che vedrete di qui a Natale, perché in realtà ho intenzione di registrarne un altro che non vedo l'ora di pubblicare, però quello è un po' più impegnativo, un po' più lungo da registrare, ma mi sto organizzando e voglio assolutamente pubblicarlo entro fine dicembre, insomma. Comunque, per merenda io preferisco la Sprite, ma quando mangio preferisco di gran lunga la Fanta. Andiamo avanti con questo qui, che dovrebbe essere, perché non c'è scritto il nome, comunque dovrebbe essere il Big Mac, altro panino che avevo assaggiato una volta, non mi è dispiaciuto, però è un po' troppo per quelli che sono i miei gusti, quindi so che è uno dei panini che piace di più in assoluto, per cui questa cosa potrà sconvolgere un po' tutti, ma preferisco il chicken io. Però forse sto sbagliando panino, perché questo ha il bacon, bella carne rossa, pomodori, formaggio, insalata e non capisco, no, forse sì, anche cipolla mi sa. Ma perché non c'è scritto il nome? Perché in realtà questo mi piace. Boh, magari è il Big Mac e mi ricordavo solo male. Promosso. In realtà mi viene proprio l'istinto di finire tutto, però se parto così poi so che non ce la faccio, quindi limitiamoci ad assaggiare. Adesso passiamo a questo qui, che è sempre al pollo, e questo è il classico hamburger, però solo con il pollo e la salsina, che credo sia la stessa del chicken o forse la stessa del fillet of fish, quindi quello con il pesce, non lo so. Secondo me la salsa è la stessa di quello con il pesce, ma se avete notizie a riguardo fateci sapere. Questo è un altro panino che mangio sempre volentieri e che mi piace tanto, lo prendo spesso. Una cosa che invece a me non piace, e infatti la assaggio ma poi continuo con l'aiuto del pubblico, diciamo, sono le alette di pollo. Non mi piacciono, ma non le mangio da non le mangio in nessun fast food e neanche al ristorante, per intenderci. Cioè, non è che non mi piacciono queste del McDonald's, è una cosa che non mi piace in generale. Però un pochino le assaggiamo. Proprio un morsettino piccolo piccolo. Non sono niente male. È proprio solo una cosa a mio gusto che non mi piace. E invece in questo cestino c'è una cosa che mi piace molto, ossia le olive ascolane. Mi ha fatto spaventare. Sapete che loro si agitano tutte le volte. Comunque le olive ascolane, quando le ho viste per la prima volta, non lo so, non mi convincevano del tutto. Le ho assaggiate per caso, tipo, forse perché avevamo preso un cestino come questo, e devo dire che alla fine mi sono piaciute e le prendo spesso, anche se nulla può battere le mie pepite. Però ho trovato il ketchup nel frattempo, anche vi assicuro, spero che nell'inquadratura stia rendendo, cioè c'è veramente un'infinità di cose e non riesco a vedere praticamente fino in fondo al tavolino cosa c'è, quindi può anche essere che mi perderò dei pezzi per strada. Cioè, avevo appena detto del Big Mac, ma in realtà il Big Mac è qui. Intanto noi manca il fillet of fish da questa parte, che è un altro panino che ho scoperto in occasione di una challenge, forse quella in cui ordinavo quello che ordinava la persona davanti a me, e da lì mi è piaciuto un sacco, infatti l'ho ripreso più volte. C'è proprio il pesce, la salsina, che questa secondo me è una salsina diversa da quella del crispy, e il formaggio cheddar. Questo panino è sempre molto buono, anche se so che a molti non convince o non piace, a me piace tanto.
Da questa parte ci manca solo l'Happy Meal da assaggiare, che ho preso proprio con all'interno un prodotto che non c'era, insomma, che non avevo ordinato singolarmente, ossia il toast. Poi ho scelto il giochino femminile e c'è una macchinina che direi che monteremo dopo, le carotine che assaggiamo subito e il succo di frutta, questo qui è alla mela, succo di frutta bio alla mela, e andiamo a provare subito insieme al nostro toast. Questo lo assaggio, ma sapete che lo amo, quindi è una cosa su cui non mi soffermo neanche. Sta iniziando a raffreddarsi un po' tutto, il mio sta continuando ad impazzire. Vabbè, se sentite rumori strani sapete che i mukbang e in generale questi video in cui magari non sono da sola sono un pochino più movimentati, però finora rispetto ad altre volte devo dire che è andata molto meglio. È molto buono, mi ricorda tantissimo i succhi che bevevo quando ero piccola, sinceramente. Una cosa che non mi piace, e lo sapete, le carotine, queste le avevamo già assaggiate anche insieme, però almeno una per sembrare, non mi piacciono proprio. E le carote io le mangio, ma queste carotine qui non mi convincono, solo che almeno così do la parvenza di essere più o meno sana quando non lo so, cioè di aver mangiato più o meno sano, l'unica cosa. In realtà che cosa c'è? Il toast, ok, l'abbiamo mangiato, quindi a questo punto passiamo al Big Mac. Adesso mi resterà il dubbio su che panino fosse quello che ho mangiato prima, perché il Big Mac è fatto così in realtà, quindi doppio strato di carne, formaggio cheddar, insalata e sembrerebbe maionese. No, non c'è solo maionese, o perlomeno io la maionese non la sto sentendo, ma sento tantissimo la senape. Ecco perché di solito non è una di quelle cose che ordino volentieri. E poi tutte le volte io dico così, in realtà continuo a mangiarlo, quindi non è sensato assolutamente quello che sto dicendo. Hamburger! Ho evitato di prendere il cheeseburger perché dopo quella famosa... No, forse l'ho preso, no, scherzavo, non l'ho preso. Dopo quella famosa challenge in cui ho passato il tempo a ripetere un cheeseburger, mi vergogno andare a chiedere il cheeseburger, sinceramente. E questo è il motivo, cioè, adesso che l'ho assaggiato, mi sono ricordata il motivo per cui non ordino mai l'hamburger. Ci sono i cetrioli all'interno e non mi piacciono, anche se stavolta mi è andata abbastanza bene perché ce n'erano tipo tre. Beh, bene no, perché dove ho morso io ce n'erano tre, però questo è il motivo per cui non prendo mai l'hamburger, ma mi oriento sempre sul cheeseburger possibilmente. Invece una cosa che sono super curiosa di assaggiare è il muffin con le uova e la pancetta, perché io non l'ho mai preso, neanche in occasione di qualche challenge, ed è proprio fatto diverso da tutti gli altri panini, cioè c'è l'uovo, c'è il bacon e c'è questo pane che è stranissimo, e poi c'è uno strato di formaggio cheddar. Assaggiamo. Ma dai. Sì, forse non da mangiare per colazione, ma non è niente male l'abbinamento di questi sapori. Mi ha stupita tantissimo. Non me lo aspettavo assolutamente. Mi stavo dimenticando di assaggiare una cosa, anche se sapete che questa non mi fa proprio impazzire. Comunque, i nuggets. Con tanta maionese, però posso farcela. Da soli non mi fanno impazzire, sinceramente. Non sono tra le mie cose preferite, insomma, ma lo sapete già. Ho approfittato del fatto che si è interrotta la registrazione per iniziare a distribuire le cose perché stavano diventando veramente fredde. Noi abbiamo ancora
un panino da assaggiare e un bel po' di cosine dolci. No, non ne ho dispersa nessuna, mi era venuto un dubbio. Comunque andiamo con uno dei miei panini preferiti di sempre insieme al McChicken, ossia il Crispy Mac Bacon, che mi fa molto piacere mangiare dopo tutti i panini che abbiamo assaggiato oggi, anche perché appunto è sempre stato uno dei miei preferiti. Cioè io prendo o il crispy o il McChicken oppure il toast quando non ho tantissima fame e vado sempre sul sicuro, ma sono tutte cose che ormai già sapete dai mille mukbang del McDonald's che ho fatto nell'ultimo, no nell'ultimo periodo no, però era da tanto che non facevo un mukbang di fast food, cioè erano più che altro challenge quelle che ho fatto ultimamente. Adoro però questi video, veramente li amo. Siamo arrivati all'ultima parte di questa challenge, io la chiamerei, che spero di rifare prestissimo, quindi andiamo a vedere le cosine dolci che ho ordinato oggi, praticamente quasi tutte, anche se eventualmente fatemelo sapere, ma mi piacerebbe fare questo tipo di challenge anche solo per la versione Mac Caffè, visto che ci sono tantissime cose e bevande eccetera e sarebbe stato impossibile prenderle tutte. Non ho preso i gelati perché diventava uno spreco, nel senso che ora che finivo di mangiare tutto, anche di fare il video, di arrivare a casa eccetera, anche se comunque fa freddo, anche se comunque occhi mi aiuta a finire tutto, i gelati secondo me non sarebbero arrivati in un ottimo stato, quindi eventualmente quelli, se vi piacesse l'idea, li proveremo direttamente proprio al McDonald's. I pancakes comunque sono sempre buonissimi, questa volta ho cioè si può scegliere tra il topping al caramello, il topping al cioccolato, questa volta ho preso proprio lo sciroppo, che era la cosa che non avevo mai provato secondo me, e devo dire che con lo sciroppo hanno davvero una marcia in più, cioè sono veramente buonissimi. Mi fa strano mangiare in questa zona, però prima c'era il tavolo tutto pieno e per fare quest'ultima parte dei dolci non sono stata a spostarli in quadratura, ecco, però è stranissimo perché sto mangiando sul piano cottura praticamente, però sapete che lo spazio è quello che è e non mi aspettavo che fossero così tante cose, sennò avrei tirato fuori proprio il tavolo, ma va bene. Io la Sprite con il dolce sinceramente la preferisco. Però non è finita qui perché ho preso anche il macaron, non so se vi ricordate, non so più che video era, quello in cui, ho interpretato i personaggi delle serie TV e stavo facendo Blair di Gossip Girl quel giorno e ho cercato disperatamente dei macaron. In realtà al McDonald's li vendono sempre, ma va bene, non mi è venuto in mente, non li ho neanche mai assaggiati, quindi vediamo. Non male. Io ho preso questo qui che dovrebbe essere fragola. Sarei curiosa di assaggiare anche pistacchio, però non sono stata a prendere tutti i gusti perché immaginavo che una volta arrivata alla fine di questa challenge non sarei impazzita all'idea di mangiarmi anche 5 macaron, però questo qui non mi dispiace. Poi abbiamo la ciambella o donut, che io pronuncio sempre male, quindi in italiano ciambella, ricoperta di cioccolato, che di nuovo non ho mai assaggiato. Buona. Queste qui sapete che le prendo anche da Carrefour, simili, mi piacciono sempre. Non ha ripieno, cioè è proprio così, normalissima, molto morbida. Davvero buone queste ciambelle. E ovviamente ho preso anche la mia preferita, questa qui rosa con sopra tutti i marshmallow colorati bianchi e rosa, che è un'altra che mi piace tantissimo, adoro, ogni volta che la mangio è la gioia proprio, mamma mia. Poi mi piace proprio togliere la glassa e mangiarla a parte, stessa cosa che faccio anche quando ci sono tipo i gelati, forse la Cardor o anche le coppette che hanno sopra le amarene, io mangio prima tutto il sopra e poi lascio la parte senza topping, ma proprio tipo
se la vaschetta è così e io mangio, non so, un terzo, un quarto della vaschetta di gelato, vado comunque a togliere prima tutto quello che c'è sopra. È una cosa che fa arrabbiare chiunque stia mangiando con me, ma io lo faccio sempre. Mi piace troppo. E faccio sta cosa anche con le ciambelle. Comunque adesso, a parte tutto, ridendo e scherzando, mi sa che ci siamo, cioè... Alla fine ho assaggiato tutto quello che avevo ordinato del menù, che erano più di 30 pezzi probabilmente. Sì. Non avrei mai creduto di riuscire a portare a termine questa cosa e di farcela, invece a quanto pare è andata molto meglio del previsto ed è stato un video anche molto carino da realizzare, quindi spero tantissimo che vogliate vederne anche altri. Appunto, se vi piacesse l'idea, fatemi sapere in quali fast food vorreste vederli, o se volete che torniamo al McDonald's e ordiniamo tutte le cose che mancavano questa volta, tipo quelle che mi sono dimenticata per strada, oppure se è meglio farlo al Burger King e poi rifarlo tra un po' di tempo riprendendo sia le stesse cose che le insalate che non c'erano. Insomma, come sempre, fatemi sapere tutto nei commenti qui sotto. Io sono molto contenta di essere riuscita a fare questo mix tra challenge e mukbang, visto che era un sacco di tempo che non riuscivo a farlo, e assolutamente ci organizzeremo per la prossima puntata per mantenere la promessa fatta nel video dell'intervista doppia. Comunque direi che anche per oggi ho dato, quindi è il vostro momento, sbizzarritevi nei commenti qui sotto. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video. Ciao!